Oltre 700 sindaci della Catalogna si sono riuniti a Barcellona per confermare il loro appoggio al referendum sull'indipendenza previsto per il 1 ottobre, che Madrid ostacola con forza. I primi cittadini sfidano la procura spagnola, che li ha avvisati. Chi collabora alla preparazione del referendum rischia sanzioni penali. Questa è una misura coercitiva per farci paura. Questo è quello che stanno cercando di fare dall'apparato dello Stato. Ma a questo punto noi seguiamo il nostro cammino. Credo che ponernos en el centro es un error por alentar, no? Por parte del Presidente della Generalitat. Penso che concentrarsi su di noi sia un errore, perché il Presidente catalano ha invitato i cittadini a chiedere ai loro sindaci di mettere le urne elettorali il 1 ottobre. I sindaci sono stati ricevuti dal presidente catalano, che nel suo intervento si è rivolto al premier spagnolo Mariano Rajoy, invitandolo a non sottovalutare la forza del popolo della Catalogna. Se non facciamo niente per raggiungere l'indipendenza, perderemo. Dobbiamo continuare su questo percorso e votare. Se il sì vince, molto bene, altrimenti avremo perso. Il primo ministro spagnolo Mariano Rajoy ha chiesto ai sindaci di rispettare la legge e quindi di non partecipare a un referendum illegale. La campagna per il referendum catalano ritenuto illegale dalla Corte Costituzionale è appena cominciata. La tensione tra il governo spagnolo, le istituzioni giudiziarie, il governo catalano insieme ai comuni cresce di giorno in giorno.